Vogliamo tutti degli amici veri? Io credo che un buon punto di partenza per riuscirci sia essere un amico vero per i tuoi amici. Come sempre ti invito a guardare dentro di te, a trovare dentro di te le risorse, quello che cerchi, senza aspettare e senza dipendere dall'esterno. Cerchiamo tutti dei buoni amici, cominciamo con l'esserlo. Diventa una persona di cui è bello essere amici. Vediamo in che senso è bello, quindi non soltanto perché sei prestigioso, non soltanto perché sei vestito alla moda. Stiamo parlando di interiorità, perché come ti ho detto, è da lì che riesci a trovare le risorse per stare bene, anche per quanto riguarda l'amicizia. Sii degno di fiducia, perché i tuoi amici si possano confidare contando sulla tua riservatezza. Questo è molto importante. Quando una persona si può fidare di te, allora quella persona è ben disposta. Ma naturalmente questa riservatezza non significa che tu vai a coprire gli errori che quella persona fa. Infatti la tua fiducia deve accompagnarsi ad altro. Sii leale nel consigliare i tuoi amici, perché se ti accorgi che sbagliano, è compito tuo indicare la soluzione più etica. Quindi la tua fiducia si deve accompagnare alla lealtà. Devi essere una persona salda con dei principi etici, questa è la cosa più importante. Quindi l'amicizia non è creare una banda di gente che si mette d'accordo e si sostiene a vicenda senza un progetto. Deve esserci una visione etica. E se tu ti accorgi che i tuoi amici non hanno una visione etica, se stanno sbagliando, è tuo compito indicare delle soluzioni. Quindi non per il fatto che qualcuno ti dice voglio essere tuo amico, ti sorride e tu ti senti solo, imbocchi una strada non etica. Anzi, al contrario, tu devi essere una persona che difende i valori e che sa consigliare i propri amici. Ama i tuoi amici nonostante i loro difetti. Capita a tutti di sbagliare, quindi prima di vedere quanti errori fanno, scegliendo la donna sbagliata, il lavoro sbagliato, comportandosi in modo sbagliato, nota l'umanità che c'è in loro. E questo è un consiglio che puoi applicare su larghissima scala. Se riesci a vedere gli altri, anche gli estranei, in modo superiore, cioè non dall'alto, ma guardando verso l'alto, vedendo le qualità piuttosto che i difetti, allora tu puoi veramente essere un buon amico, non soltanto delle persone del tuo ambiente, ma in generale dell'umanità. Osa mostrarti ai tuoi amici per come tu sei, e anche loro si sentiranno sicuri nel farlo. Una delle cose più importanti di cui abbiamo bisogno è la sicurezza, è un ambiente sicuro, un ambiente in cui si può stare bene. Beh, tu puoi creare questo ambiente mostrando come sei, facendo vedere che anche se hai qualche difetto, anche se non sei perfetto, anche se le tue scelte sono discutibili, comunque puoi essere una persona che si può amare, che si può incontrare. E questa tua apertura ti sconvolge in questo mondo dove tutti si presentano al meglio di sé e guai a dire se qualcosa non funziona, questa apertura può essere un segnale di incoraggiamento, quindi anche i tuoi amici si sentiranno sicuri nel mostrarsi per come sono. Scegli i tuoi amici senza fretta e rivela la tua amicizia nel tempo. Oggi va di moda collezionare liste di amici. Ci sono siti dove si collezionano nomi. Io sono amico di quello che ha una rete di amici, siamo tutti amici, abbiamo milioni di amici. Ma secondo me l'amicizia è qualcosa che ha valore e il valore si rivela nel tempo. Per quello stesso motivo che ti dicevo prima, non è perché qualcuno ti sorride e si iscrive alla tua lista di amici che allora diventa una persona in confidenza con te e quindi ti costringe a condividere i suoi errori. Calma, rimani etico, rimani con una meta superiore, guardi i lati positivi delle persone che incontri e poi nel tempo, in base all'etica, in base al rispetto reciproco, scopri che è stata costruita un'amicizia. Non c'è fretta, l'amicizia dura per sempre, quindi perché avere la fretta di crearla in pochi giorni o in poche settimane? Gli amici veri sono alleati che rendono possibili imprese straordinarie. Come ti ho detto, guardi in prospettiva. Quindi un amico non è qualcuno con cui passi la serata così perché ti sentivi stupido ad uscire da solo o ti sentivi triste all'idea di passare una serata in casa con un libro. Gli amici veri sono degli alleati che ti rendono possibili delle imprese straordinarie. Naturalmente stiamo parlando di una vita di qualità. Una vita non passata per sopravvivere, dove gli amici sono dei tappabuchi alla tua solitudine
ma stiamo parlando di una vita scelta perché si sta realizzando qualcosa di importante, una missione etica, una visione superiore dell'esistenza. Quando tu hai questa visione, quando tu sei una brava persona, allora attiri delle brave persone e i tuoi amici veri sono degli alleati che ti permettono di realizzare questa visione superiore. Applica questi consigli, comincia a lavorare su di te, diventa una persona di valore e sarai un vero amico per i tuoi amici e di conseguenza avrai degli amici di qualità.